Eccoci qua, signori Big Luca, dalle periferie londinesi, siamo ancora qui. Domani mi trasferirò per 2 settimane in Svezia per seguire le gare di bodybuilding a categoria bikini di mia moglie. Prima di tutto iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, tricche tracche, pollice in su, lasciate un commento, scrivete qualcosa di stupido, tanto non vengono letti. Cioè nel senso risponderò ad ogni commento, in realtà a volte risponde il mio team. Allora, in questo video io vi volevo spiegare una cosa importante, soprattutto mi rivolgo ai ventenni. C'è un nutrito pubblico di persone che ci seguono, che sono giovani, ok? Sono giovani motivati, che vogliono fare impresa, che vogliono fare soldi, che vogliono diventare liberi finanziariamente, qualunque cosa questa cosa significhi, adesso ne parliamo, e che quindi intasano i nostri canali social, componenti del team della mia azienda, mi dicono: Big, rispondi a qualche domanda, me le hanno più o meno dette. C'è molto interesse a capire cosa fare a 20 anni. E probabilmente il titolo di questo video sarà come diventare ricchi a 30 anni. E l'oggetto di questo video è parlarvi ed enfatizzare il fatto che dovete lavorare molto molto bene nei vostri 20 anni per essere in una situazione di prosperità o quantomeno di sicurezza quando avete, diciamo, 30 anni. Quindi, cappello iniziale. Chiaramente questo video vale anche per chi parte a 40-50 anni, però parliamo ai ventenni. Quindi mettiamo che avete 16 anni, 18 anni, 20 anni, ok? E dite: Big Luca, io voglio essere ricco, come si fa? Allora, la prima cosa che dovete capire è che non avete tutto il tempo del mondo. Questo è una cosa, un concetto che io ho già ripetuto. Si sente spesso parlare di complotti, di complottismo, non voglio parlare di queste cose qua, però io credo che ci sia un vero complotto perpetrato, ne ho già parlato, ai danni dei giovani, ok? Che è il seguente. Quando voi siete giovani, specialmente in Italia, che è un paese incredibilmente addormentato, che è un paese nel quale è normale che un 22enne, un 25enne, un 30enne viva a casa con i genitori, che è normale che un 24enne si sia probabilmente appena laureato dall'università e non abbia ancora concluso niente nella propria vita, quindi è un paese molto indietro, un paese dove se non hai i capelli grigi, 5 master e 70 anni, nessuno ti prende sul serio perché sei giovane e stupido, ok? Quindi è già un paese che non aiuta. Che non è l'America dove uno a 16 anni va al college, va fuori in un altro stato da casa dei genitori, si fa la sua vita anche in Inghilterra. In Inghilterra ci sono 24enni, 25enni nelle posizioni senior perché hanno già 5 anni di lavoro, eccetera, eccetera. Sono paesi che funzionano diversamente. Quindi c'è un vero inganno societario perpetrato ai danni dei giovanotti, ok? Che è questo concetto che avete tutta la vita di fronte, davanti a voi. State calmi, sì, ma con calma, c'è questo lassismo, no? Sì, ma vai all'università, prendi il pezzo di carta, con calma, valuta, fai esperienza, poi un giorno professionalizzati. Poi vi ritrovate a 30-35 anni che le persone vi dicono che siete vecchi, la vostra strada è già più o meno decisa, è molto molto difficile cambiare traiettoria e anche imparare, più che altro non imparare cose nuove, disimparare a 30-35 anni, 40 anni, quando magari avete già messo su una piccola famiglia, una grande famiglia, non lo so, magari avete già fatto dei bambini. La vita si complica dai 25 anni in poi, la vita comincia a diventare abbastanza seria e vi accorgerete che non è vero che avete tutte le possibilità e tutto il tempo del mondo, perché ci sono cose che sarà sempre più difficile fare. Ok, 25 anni, convivete, lavorate tutte e due, magari fate il figlio, e diventa complesso trovare il tempo, la forza e gli stimoli esterni, chiamiamoli così, per cambiare traiettoria. Cioè, se voi a 18 anni volevate diventare imprenditori, volevate quantomeno, avete questa speranza, questo goal, questo forte fuoco dentro di essere liberi, di non avere un capo, di dire: io voglio decidere, io voglio avere una mia attività. A 18 anni non avete idea di quale potrebbe essere, però certamente avvertite, sia a livello caratteriale, sia a livello magari economico, soprattutto a livello caratteriale, che voi non volete farvi dire da nessuno cosa fare e volete avere libertà. Chiunque, io credo, vorrebbe avere la libertà di fare ciò che vuole. Cioè, io non credo a questa panzana che ci sono persone. Allora, sì, ci sono persone che sono
limitate, ma lo dico con rispetto, circoscritte. Esistono queste persone, non sono invidiose di chi ha di più, vogliono avere il loro lavoro, il loro stipendio, non viaggiano tanto, non vogliono andare negli hotel di lusso, non vogliono avere tutto questo ventaglio di opportunità e sono felici così. È però mia esperienza che moltissime persone invece vorrebbero, ok? Quindi io credo che tutti voi vorreste avere la possibilità di fare tutto ciò che volete in termini di viaggi, in termini di esperienze, in termini di vacanze, in termini di viaggiare il mondo. Per esempio, viaggiare il mondo è una cosa che interessa molti, ok? Quindi Big, tu sei sempre in giro, vivi un po' di qua, un po' di là, una volta sei a Dubai, un'altra volta sei a Panama, poi ti vediamo a Miami, eccetera. Anch'io voglio fare questa cosa, quindi soprattutto i giovani non hanno una direzione chiara, molte volte non capiscono neanche quello che io faccio, eccetera. Però certamente hanno, dicono anch'io vorrei farlo. Quindi vediamo un attimo di parlare di questa cosa. Voi dovete lavorare dannatamente duro, cioè il contrario di quello che vi hanno detto. Per avere la vita dei vostri sogni, voi dovete sacrificare circa 10 anni della vostra vita. Ok, parlo ovviamente a persone che nascono povere o nascono in ceti normali. Se poi siete nati, i vostri genitori al 18° compleanno vi hanno dato 50 milioni di euro, vi hanno insegnato come gestirli, quindi non siete degli screanzati, o avete un trust familiare che ogni mese vi sputa fuori 500.000 euro, sì, potete seguirmi. Peraltro ci sono anche persone, anche famiglie ricchissime che mi seguono, apprezzano il mio lavoro, fanno vedere i miei video ai loro figli, eccetera. Però tra virgolette la mia è un'azione di contorno, cioè se io fossi nato con 100 milioni in banca avrei probabilmente una vita diversa, probabilmente farei lo stesso questa educazione, questa formazione, però avrei magari un'enfasi diversa nel farla, o parlerei di cose diverse, o sarei ignorante su certe cose, per il semplice motivo che chi nasce molto ricco di solito quello che gli manca è la fame, e quindi non fa tutta una serie di azioni che poi può spiegare per diventare ricco, perché ricco lo è già, ok? Quindi se siete nati normali, come sono nato io, e avete dei genitori normali e non siete ricchi, la realtà è che per andare dalla povertà ad avere scelte nella vita è una cosa piuttosto complessa che richiede del lavoro, ok? Quindi la cosa migliore, se avete 18-20 anni, è di prendere per buono, ve lo dico io, andate a vedere anche altri casi studi, non lo so, che se lavorate bene ci vorranno circa una decina d'anni, potrebbero volercene 3, 4, 5, ok, dai 5 ai 10, però certamente dai 20 ai 30 anni, quando le persone vi dicono che dovreste divertirvi, poi non si capisce mai, ok, ve la dovete godere perché poi la vita diventa faticosa, eccetera, sono le ultime volte in cui esci, vai in discoteca, adesso fai ancora l'università, magari i tuoi genitori ti supportano, goditela, sono cazzate, perché poi vi ritrovate immediatamente dopo esservi laureati o dopo che avete trovato il primo lavoro, eccetera, in una montagna di merda dalla quale non ne uscite, ok? È invece tremendamente importante lavorare molto duramente, capire come produrre soldi, ok? In modo serio, ragazzi, lasciare perdere, e da lì la nostra azienda di formazione e tutta l'educazione, la formazione che faccio gratuitamente, è estremamente importante capire come produrre soldi, come gestire i soldi, come non perdere soldi e incappare in truffe perché vi fanno tornare indietro, ok? Quando state costruendo il primo livello della ricchezza, diciamo il primo milione di euro in banca, ok? In banca parlo di banca personale, cioè voi che avete un milione, non che l'azienda fa un milione. L'azienda in pancia 1 milione, ne possiamo già parlare, ma è 1 milione che non è vostro, aziendale, velocità. Insomma, per passare da 0 a 1 milione di euro, dove non siete assolutamente ricchissimi, però avete già un primo livello di ricchezza, è una cosa, e mantenerlo e non perderlo dopo, che questo è tutto un altro discorso, dovete farlo quando avete 20 anni, cominciare a impostare bene i vostri investimenti, capire che cosa sono i piani di accumulo, capire che cos'è un investimento versus una speculazione, capire che cosa paga da qui a 10, 15, 20 anni versus qualcosa che fa soldi prima. Non per forza uno è meglio dell'altro, ma capire come collocare temporalmente queste cose. Dove mettere i soldi per ritrovarsi più ricchi tra 10 anni? Quali sono i veicoli? Come si fa impresa? Si fa un'azienda, se ne fanno multiple? Come si gestisce? Quali sono i pericoli? Quali sono le criticità?
quali pericoli a livello ambientale e societario vi troverete a fare? Chi tenterà di rubarvi i soldi? Ce ne sono tanti. Come gestire la vostra fortuna che si comincia ad accumulare? Come non sperperarla? Quando alzare il tenore di vita? Quando non alzarlo? Queste sono tutte cose che voi dovete sapere a 20 anni, perché così, lavorando molto bene, mentre tutti gli altri perdono del gran tempo, voi vi ritroverete a 30 anni idealmente, prendiamoci questi 10 anni di gap temporale, con una situazione che è totalmente imparagonabile rispetto agli altri, che è una situazione solida che è stata costruita in 10 anni e che da qui in poi, non che voi potete andare in spiaggia e non fare niente, c'è chi lo fa, magari avete così tanti soldi che potete andare in spiaggia e non fare niente, se questo è il vostro obiettivo, per esempio non è il mio. Io posso assolutamente adesso non fare niente, andare, no, allo stereotipo in Thailandia o dove diavolo vanno molti, comprare una casa e vivere sulla spiaggia a bere birra tutta la vita. Ho già una discreta panza, se mi metto a bere birra tutta la vita magari non ci saltiamo fuori. Però capiamoci, non è il mio obiettivo, c'è chi ha questo obiettivo. Però sicuramente l'obiettivo è avere una situazione economica quanto più tranquilla possibile. Ok, avere abbastanza soldi in banca da non avere l'ansia tutti i giorni. Dall'avere scelte, da viaggiare dove volete. Questo non vuol dire che possiate barra vogliate smettere di lavorare, no? C'è questo concetto, smetto di lavorare, vivo di rendita. Vi dico qual è, produrrò altri video, lo già faccio, cioè, nella realtà questa cosa, innanzitutto scordatevi questa posizione se non siete dannatamente seri e non avete delle competenze vere, pratiche, non teoriche, di denaro, di gestione, di investimenti, e non avete messo via tanto capitale. Cioè, per molti, lo dico tranquillamente, è semplicemente una cosa che non si avvererà mai. Specialmente nei primi anni, dove avete di solito la situazione che capita è un alto guadagno, un patrimonio che ancora non genera passivamente, quello che invece voi generate dal business e che vi copre lo stile di vita. Quindi il business genera tanto, avete un alto stile di vita, ma non vi siete ancora patrimonializzati. Vi servono tanti soldi per non lavorare più e veramente per non pensarci. A mio parere non è una cosa che si fa con 1, 2, 3 milioni. Potete farlo assolutamente se non volete uno stile di vita troppo alto, ne parleremo in altri video. Ma certamente vorrei che voi arrivaste a 30 anni con almeno un milioncino via. Vi accorgerete che non è tanto, però ben investito, con i giusti polmoni di liquidità, la giusta componente azionaria, un po' di cripto, un po' di tutto quello che volete, avete già costruito un bel po', di modo che la base ci sia e poi si tratta solo di guardare gli investimenti che si apprezzano, mettere più soldi negli investimenti. Potrete a questo punto magari dire lavoro meno, cioè dico non voglio lavorare tutta la vita, benissimo, adesso ti devi ammazzare di lavoro, giusto, non lavoro normale, lavoro dipendente, un lavoro che possa produrre una disproporzione di reddito tra i 20 e i 30 anni. La realtà è che se voi mi seguite avete 20 anni, voi a 30 anni se continuate a fare pirlate a 20 avrete una vita ancora più di merda di come ce l'avete adesso, è la storia di tutti, tutte le persone a 40, 50, 60 anni, avrei dovuto pensarci prima, quando avevano 18 anni gli hanno detto hai tutta la vita davanti, questo è l'inganno, è veramente un inganno a livello societario, no, ma hai 18 anni, hai tutta la vita, ma dopo vuoi fare il preso della rilassia, poi arrivi a 27, 28, cioè, no, perché vorrei fare questo, dico, però sai queste cose, di solito le persone iniziano prima. Ma brutto stronzo, fino a 2 giorni fa ero troppo giovane. Queste cose è la storia di tutti e non è che hanno ingannato solo me. Me le dicevano queste cose. Ma anche in buona fede, le persone che, se voi volete essere liberi e ricchi e credete e chiedete informazioni a chi è povero e schiavo, ok? Loro non lo sanno come diavolo ci si libera. Purtroppo non è cambiato niente, bisogna comprarsi la libertà. Io lo so che queste parole sono molto forti, però purtroppo è la realtà. Non c'è né esaltazione, non c'è né mistificazione. La realtà è che se non avete tanti soldi non avete scelto e sarete sempre agganciati a trovare un lavoro, il boss che vi paga, non potete fare niente. Perciò lavorate molto bene, cominciate a capire come funziona l'online marketing, il marketing e il business. Prendetelo seriamente, cioè non è un hobby. Per chi mi ascolta, non è una roba da fare in modo hobbistico, cioè tirarsi fuori dalla... Allora, i soldi sono una delle cose più difficili. E vi spiego anche perché. Allora, essere povero non è bello, non è normale, è un'ingiustizia. Cioè, è veramente brutto, ok?
è una cosa che non si fa, cioè si dovrebbe avere quantomeno abbastanza soldi da avere delle scelte. Cioè, cazzo, non per esempio, ragazzi, se voi non siete liberi di andare al ristorante tutti i giorni, siete poveri. Cioè, dai, ma che vita è? E qua non si sta parlando di prendere il jet privato, l'elicottero, anche se sono promotore di entrambi, non tanto l'elicottero che non l'ho mai preso perché ho un po' paura che balla, non... il jet privato mi piace, però ok, ci capiamo. Però avere la possibilità di andare in vacanza dove volete, non dove potete permettervi, cioè in una vita io direi di poterlo fare più di una volta. Vedete, ci sono delle cose che se a voi capitano, ok, là fuori vi spiegano, avete esempi del fatto che non è normale. Cioè, mi spiego meglio, se voi siete cresciuti in una casa dove vostro papà menava vostra mamma o vostra mamma menava vostro papà, l'Istat dice che le aggressioni sono al 50% uomo su donna e donna su uomo, lasciamo perdere, e voi pensate in qualche modo che sia normale che il papà meni la mamma e tutti gli uomini menano le donne, quando voi parlate con gli altri è molto raro in realtà che qualcun altro dica ah, sì sì, ma sai che anche mio papà menava mia mamma. Ci sono abbastanza uomini che non menano la moglie da dire ma guarda che non è normale, cioè, ti spiego io, ci cioè, sono uomini e donne le rispettano, mi spiego? Se voi vi fate di eroina ci sono abbastanza persone a livello societario, a livello di relazioni sociali che ti guardano e dicono ma che stai facendo, ti stai rovinando, guarda che non ci si droga perché la droga non va bene, cioè te lo possono spiegare. Quindi tirarsi fuori, quantomeno capire che quella situazione è sbagliata o non è una situazione giusta, una situazione che ti dà potere, te lo possono spiegare a tutti. Quando tu invece non hai soldi è un problema, perché sei di solito circondato da persone che non li hanno neanche loro e per loro è normale. Quindi quando tu ne vuoi di più, vuoi essere libero, questi non capiscono. Cioè sì, teoricamente, ah sì, anche a me piacerebbe aver più soldi, ma hanno una conoscenza meramente teorica e aleatoria, come se tu guardi un uomo e lui ti dice ma sì, anch'io vorrei essere sposato, per non dirla più volgare, con non so, un nome di un'attrice famosa di Hollywood, mi piacerebbe, però poi in realtà c'ho mia moglie che non, ma c'è, cioè, ok, una donna, cioè, sì, anche a me piacerebbe stare con Johnny Depp, ma parliamo di teorie, parliamo di una nuvoletta di fantozzi, cioè parliamo di un cartone animato, non hanno una connotazione pratico oggettiva con la realtà, ok? Tutti quanti sanno che c'è chi fa i miliardi, ma cioè tutti quanti fanno i miliardi, quando io dico guadagno 300.000 euro al mese, la gente dice, ah, una truffa. Ma no, ma non hai detto che conosci gente che fanno i soldi? Perché c'è qualcosa di strano? Perché è una cosa estremamente rara. Quindi chi mi guarda deve capire che essendo una cosa estremamente rara, la gente non vi supporterà. Il motivo per cui parlo di isolamento, no? Persone mi dicono, Big, io voglio fare un percorso di formazione, voglio capire come funziona il Big, poi fatelo da soli, fatelo con la nostra scuola di formazione, fate quel cazzo che volete, però importante farlo. Però i miei genitori, la fidanzata, i professori a scuola mi dicono che io devo andare a scuola, che devo fare l'università, io non lo voglio fare, voglio essere libero, voglio seguire un percorso non convenzionale, niente di male se volete fare l'università, però di solito quello è per chi vuol fare essere dipendente un po' più di alto rango, ma non vi liberate con la laurea, ragazzi, 99% dei casi. Quindi cosa faccio? Di cui il mio consiglio è isolatevi. Cioè non potete farcela con persone che vi dicono di fare una vita normale quando invece voi volete essere diversi. Ci sono persone come me e voi chiamate ambiziose. Cioè a me non basta la vita normale che hanno tutti, non mi è mai bastata. Ma non solo in termini economici, anche di interesse, vedere cose interessanti, studiare. A me la normalità, il grigiume di andare a lavorare 8 ore, di essere sempre nello stesso paese, comprarsi la casa mutua e vivere lì e avere una casa che in realtà non è la casa che voglio ma è la casa che mi posso permettere e avere il posto di lavoro e dover chiedere il permesso per andare in vacanza, Dio mio, a me non mi sfagiolava come concetto, ok? Ma siete circondati da persone che vivono così. L'unico modo è cambiare se stessi, cambiare la vostra posizione economica, cambiare e poi attrarre altre persone. Io conosco tutte persone più o meno come me, ma per me, per meno queste persone. Sì, sapevo che esistevano i ricchi, avevo questa immagine, no, anche quando magari eravamo in vacanza, i miei genitori mi dicevano, eravamo in vacanza in Toscana, no? Cioè, no, quando andavamo a Forte dei Marmi, no? Cioè, Luca, vedi lì dove vivono i ricchi? Ah, i ricchi.
comunque quelli col motoscafo, io lo chiamo motoscafo, yacht, no? Una barca, sì, perché sono ricchi, allora no. Ma non, cioè, per me si parlava del nulla, erano, è come se mi avessero detto lì sono sbarcati gli alieni, cioè, ah sì, gli alieni, ok, ma non riesce a dargli una figura. Quindi ragazzi, per avere una vita prospera dovete iniziare prima e non dovete demordere. La vita che voi avrete quando vorrete magari cominciare a fare uno slowdown, ci sono delle volte in cui io per esempio dico che questa cosa non c'ho voglia di farla anche a livello business, potrei fare x soldi, pensate per esempio alle consulenze, ok, io potrei fare tantissimi soldi se abbassassi i prezzi delle mie consulenze, non lo faccio perché posso scegliere di non fare i soldi, posso scegliere di non fare i soldi e invece avere del tempo, per esempio. Quindi ho questa scelta. Per avere queste scelte, per quando comincerete a valutare altre opzioni, mio parere dai 30 anni in su, dovete farvi il culo quando ne avete 20. Se ne avete 30, rifarete il culo fino ai 40. Questo non vuol dire che voi non vi godrete. Cioè, questo concetto a me fa impazzire. Cioè, dice, ah, così non ti godi la vita. Ma brutto stronzo, guadagni 1200 euro. Devi farti un'ora di traffico la mattina e un'ora la sera, andare in un posto che non ti piace e tu mi vuoi dire che tu ti godi la vita. Ma basta, ma perché diciamo queste cose? Ecco, a me fanno impazzire queste manipolazioni societarie. Ma perché lo dite? Vero o no che conoscete persone che vi dicono goditi la vita e tu te la godi? No, mi sembra tu ti goda la vita. Perciò non è che voi dovete lavorare senza godervi la vita, ammesso che chi vi faccia questi appunti qua si goda la vita. Poi sono tutti questi termini aleatori che a me danno fastidio. Però comunque, costruite un'attività, costruite un'azienda, mettete su un business, trovate un mercato, cominciate a vendere qualcosa a qualcuno, strutturate un'azienda attorno a questo concetto. Ricordo che il marketing è trovare un mercato, cioè trovare un gruppo abbastanza largo di persone che abbia un problema e risolverglielo per soldi. Ma come, cosa vendo col marketing? No, devi studiare come si fa. Poi un'altra cosa, fare questa cosa qui non vi improvviserete, perciò potete metterci 1, 2, 3 anni solo per capire come fare la prima vendita o acquistare per esempio i nostri corsi, che sono assolutamente pratici, assolutamente provati, non sono più teorie, ok? Per saltare gli step, quindi non fare degli errori, capire come cazzo si diventa un libero professionista, un imprenditore e come si fanno soldi facendo questa cosa qua. Quindi non vuol dire che voi comincerete a godervi la vita tra 10 anni, ve la godrete nel mentre, fidatevi che vi godrete molto di più la vita se avete un business che vi fa 30, 50, 100 mila euro al mese netti, che invece se andate a lavorare per 1500, semplicemente la realtà. Poi dopodiché c'è chi piace andare a lavorare per 1500, io non ho nessun tipo di problema con queste persone, semplicemente non mi occupo professionalmente di aiutarle perché non so come aiutarle. Posso aiutarle se vogliono diventare liberi professionisti o imprenditori, se vogliono rimanere impiegati e lagnarsi, poi c'è chi non si lagna, pochi, ripeto, la maggior parte in realtà è incazzata, invidiosa e non li biasimo, perché dopo che ti hanno detto per anni e anni che avresti fatto carriera, saresti professionalizzato, aspetta e veda, no, perché la professione, poi vedrai, c'hai i titoli eccetera, ti ritrovi a 60 anni a non avere soldi, io mi incazzerei, io sarei il primo di quel manipolo di persone lì, il primo, che direi, ma allora mi avete fregato, ma dov'è sta vita? E allora non era vero, perché me l'avete detto? Anche persone che mi volevano bene, eccetera, eccetera. Io parlo da laureato, giusto? Io sono laureato all'università di Nottingham, università top 1% al mondo, ok? Tra le prime 70 al mondo. Così, fate conto che la Bocconi è tra 5 centesimi e 1000, per darvi delle proporzioni cognitive. Quindi, però, dovete costruire delle solide basi, ok? Ve ne posso dire alcune. Primo, dovete risparmiare. Cioè, la realtà è che se voi non avete dei risparmi, non avete dei soldi in banca, sarete messi male tutta la vita. Alcuni imprenditori dicono, io ho l'azienda che genera tanti soldi e vivo coi soldi dell'azienda. Ma devi continuare ad avere questa azienda, l'azienda potrebbe avere un problema. Cosa facciamo? È una cosa piuttosto brutta. State comunque lavorando tutta la vita, poi magari avete un team di persone che lavorano, ma le responsabilità sono tante, perciò dovete costruirvi dei risparmi. Ora si fa un gran parlare di risparmi, no, perché c'è l'inflazione, no, ok, va bene, fate quel cavolo che volete, dovete aver via dei soldi. E nella mia scuola di pensiero non dovete aver via
un cuscinetto di emergenza e basta. Questo sarà il primo livello, quindi avete via un cuscinetto di emergenza, così almeno potete stare 3, 6, 9, 12 mesi in caso vi si incarti l'azienda. Non siete ricchi, non siete liberi, siete liberi per un anno e in quell'anno avete l'ansia di dover ricostruire una cosa che vi dà soldi, se no morite di fame. Avete semplicemente, il concetto è questo: quando voi partite con pochi soldi, io partito da zero, ok? Zero, cioè io, è la storia di tutti, cioè io so cosa vuol dire non avere soldi, ragazzi, ok? Ce l'ho provato, quindi io e mia moglie ce ne ricordiamo molto bene. Ne parliamo anche spesso, infatti non diamo per scontate le cose che facciamo, ok? Ve ne dico una banalissima. L'altro giorno sono andato in palestra, qua in UK, che abbiamo trovato una palestra per 10 giorni. Lei si allena in un certo modo, deve fare le gare, io ho un approccio più hobbistico verso la palestra, mi piace sollevare, ma ci vado un po' così in modo casual. In questi giorni sto mangiando particolarmente di merda, non so se si vede, l'altro giorno ho fatto una video call con mia mamma e fa: ciao, stai mangiando? Io che? Okay. Grazie mamma, veramente sempre un piacere sentirti. Birra al pub, patatine, ok. Allora ho detto, devo porre rimedio a questa cosa, salto qualche pasto, mi sono preso qualche barretta proteica in palestra e ho preso su una decina di barrette proteiche per mangiarle, ho speso 23 pound. Io mi ricordo quando spendere 23 pound sarebbe stato impensabile. Cioè comprare 10 barrette a 2 pound e 30 l'una sarebbe stato un sogno, un miraggio. Cioè io mi ricordo che mi dovevo mettere via i soldi un bel po' di tempo per comprarmi un barattolo di proteine in polvere. Ai tempi facevo palestra più pesante perché facevo butta fuori, incredibile a dirsi. Ok? Non diamo per scontate le cose. Non buttiamo per esempio via il denaro, ce lo godiamo. Grossa differenza tra goderselo, investirlo per godere nel futuro e buttarlo via, eccetera, eccetera. Quindi io so cosa vuol dire non aver soldi. Proprio per questo, e avendo raggiunto una posizione di una qual certa invidiabile stabilità, vi posso dire come diavolo si fa, ok? E anche vedendo la differenza tra me e i miei studenti, quindi persone che io seguo personalmente o tramite la mia azienda, che hanno fatto le cose giuste nel generare il loro livello di ricchezza, e invece la differenza con altre persone che hanno perso soldi o che hanno situazioni patrimoniali diverse. Se vi dico di stare liquidi, ragazzi, c'è un motivo. Io ho visto troppe situazioni dove l'illiquidità ha ucciso le persone, quindi sono un profondo conoscitore di come funziona il denaro, di cosa fare, di cosa non fare e a quale situazione ambire. Anche lì, se nessuno vi dice dovete arrivare ad avere almeno 1 milione di euro liquido in banca, voi partite, appena avete 2 soldi, comprate un immobile a mutuo, vi ritrovate con un cazzo di immobile che non vuol dire niente e non avete liquidi e non avete cash flow, perciò la gestione del denaro, di che cosa fare, di cosa non fare, proprio perché non avete tanto tempo, aveste 4 vite, dice cazzo, per 20 anni i soldi li ho guadagnati, li ho spesi, non ce li ho, non li ho accumulati, oi boh, vabbè, c'ho un'altra vita, però invece voi non ce l'avete, non so se capite qual è il problemino. Quindi lavorate bene, 20 anni ragazzi, testa bassa, succederanno delle cose straordinarie. Quando ne avrete 30, avete una consapevolezza diversa, un'esperienza diversa, saprete cosa vi piace, cosa non vi piace, cominciate a capire veramente voi chi siete e chi non siete, ok? Avrete abbastanza soldi da fare tutto quello che volete. Magari non potete comprarvi il jet privato internazionale da 50 milioni a 30 anni, aspetterete a 40-50, ma chi se ne frega. Volete essere liberi di fare quello che volete tra 3, 4, 5, diciamo 10 anni, o volete trovarvi dopo 10 anni che ancora non avete concluso nulla? È un problema. Quindi i 20 anni sono un'età fondamentale, fondamentale. Va bene? Lavorate duro nei vostri 20 anni, risparmiate, investite, non contraete debiti. Dovrei fare un video anche, occhio alle relazioni che avete, ci sono
siccome non, nessuno ci insegna, anche perché il delta della società che ha relazioni stabili e di valore si sta assottigliando, quindi ci sono sempre meno persone che possono insegnare ad altre come selezionare un uomo nella vostra vita, se siete donne o se siete gay, e selezionare un uomo nella vostra vita, una donna nella vostra vita, se siete uomini o se siete lesbiche, perché ormai bisogna rispettare tutta la diversity, inclusivity e tutte queste pirlate qui per persone con bassa autostima, ok? Quindi siete uomini, cioè, occhio alla donna che trova. Voi sapete la differenza che c'è tra attrazione fisica e relazione di lungo periodo in un contesto dove avete dei valori in comune? Alcuni uomini non lo sanno, perciò si fidanzano con la prima che trovano, magari la mettono incinta, poi sono con una con cui in realtà non hanno niente in comune se non l'attrazione fisica, che dopo 2 o 3 anni è scomparsa, avete dei bambini, siete anche cioè potevate non farlo. Io avrei, per esempio, io non ho, fortunatamente, la mia prima fidanzata l'ho sposata, siamo insieme da 10 anni, quindi sono felicissimo, quindi magari 2 consigli ve li posso anche dare. Però, a parte questo, a me sui soldi e sul successo avrei sperato che qualcuno certi consigli me li desse, ok? Me li avesse dati, non me li hanno dati. Chiaro? Quindi, per voi ventenni sono una sorta di fratello maggiore, ok? Quindi questi sono i consigli. Risparmiate, investite, non fate pirlate. Creerete un effetto composto di risultati se fate le cose bene. Che a 30 anni direte, pensate avete 20 anni, a 30 anni avete un paio di milioni in banca, non avete debiti, avete un'azienda che funziona, avete già viaggiato in tutto il mondo, detto, ok, voglio comprare una casa, molti vogliono comprare una casa, compro la casa, dove voglio andare a vivere? Avrete tutte le possibilità del mondo. Per esempio, io devo scegliere un paese sulla carta geografica e dire vado qui, prendo l'aereo e vado. Ma perché ho lavorato prima? Non potete farlo dopo, lo dovevate fare prima. E avrete una vita completamente diversa, guarderete gli altri e sono degli automi. L'ora di punta, tu vedi tutti questi automi che vanno a lavorare per guadagnare i soldi, perché sennò muoiono di fame. Purtroppo, senza voler scendere in discorsi politici, eccetera, l'unico modo per cambiare le cose è cambiare la vostra situazione, cioè una piramide della ricchezza, e andare più in su della piramide possibile. Ok? Sarebbe bello tutti fossero ricchi, poi dico, se tutti fossero ricchi allora nessuno sarebbe ricco perché hanno tutti lo stesso quantitativo di soldi. Sì, ok, tutti questi dischi sono belli. Tu che mi stai guardando, liberati. Ok? Isolati, vabbè, non ascoltate, se avete 20 anni ragazzi, non ascoltate i vostri amici sfigati, sono degli sfigati, veramente, saranno, e soprattutto se avete, a volte, seguono anche i minorenni, non lo so, quelli che voi pensate adesso siano i fighi o le fighe, saranno gli sfigati e le sfigate di qualche anno fa, e purtroppo questo cambiamento avviene in maniera molto repentina, vi accorgerete. Cioè avete 18 anni, ci sono quelli fighi, eccetera. A 25 li rincontrate, ma che cazzo succede? No, perché casini, lavorano. Oramai, cioè, è finita quella roba lì, ok? Se avete dei genitori, per esempio, che non hanno successo, che semplicemente hanno una vita diversa da quella che voi volete, non fatevi dare consigli da loro, li dovete amare se si sono comportati bene con voi, rispettare se lo meritano, stimare se sono stimabili, non sono cose da fare automaticamente, nel mio modestissimo parere, però non lo sanno come diventare ricchi o come avere successo, non l'hanno mai saputo. Una persona che è sempre stata in una gabbia non sa cosa si prova ad essere fuori dalla gabbia, cioè la sensazione di non avere limiti e di poter fare veramente quello che vuoi, cioè la sensazione che io sono qua, adesso io posso chiudere, prendere un aereo da qualunque parte del mondo, andarmene 3 mesi dove diavolo voglio, non è una sensazione spiegabile. Per esempio, adesso dobbiamo andare in Svezia. Al di là del fatto che ci dovevamo andare, lo menziono anche qui, con un aereo privato 9 posti empty leg bellissimo, che doveva tornare da Londra a Stoccolma, e quindi l'ho prenotato, l'hanno annullato, e quindi dovrei pagare di più per un aereo più piccolo. Cioè il mio orgasmo non era viaggiare privatamente, che l'ho già fatto, ma viaggiare privatamente con un aereo grande, che invece non, per tutta una serie di ragioni non l'ho mai fatto, anche perché costa parecchio, e questo è un altro video che dovrei fare prima di prendere certe abitudini, siccome poi tornare indietro è difficile. La mia paranoia mi impone di poter fare quella cosa lì 100 volte,
quindi per essere coperto economicamente. Comunque, lasciamo perdere. Sono qua in UK, sono partito da Dubai, ho portato delle felpe, un giubbottino. In Svezia farà un freddo dalla Madonna, no? Ok, arriviamo in Svezia, siamo in tre, c'è anche mia suocera. Scendiamo in Svezia, il primo negozio di giubbotti, così, ci compriamo un nuovo piumino. Potrebbe essere un piumino di marca, magari ne prendiamo uno griffato, magari no. Ma non ho il problema del budget. Era però, cazzo, tre giubbotti, no, però arriviamo, no, però aspetta, andiamo, facciamoci i conti. Invece no, prendo l'aereo, arrivo, compro questa roba qui. Devo rifarmi il guardaroba? Mi rifarò il guardaroba. Dalla Svezia poi forse probabilmente andiamo in Portogallo e cambia il piano, dobbiamo andare in America, andiamo in America, posso tranquillamente permettermelo, e tutta una serie di altre cose. Un esempio stupido questo del giubbotto, perché un tempo sarebbe stato un problema mondiale, avrei avuto il budget limitato, ero qui in Gran Bretagna, oddio, devo comprarmi un giubbotto costa almeno, quanto costa? Non lo so, 100 pound, 200 pound, quanto costa un buon giubbotto che non ti fa morire con meno 10 gradi? Sarebbe stato un problema mondiale. Cioè tutto lo UK sarebbe stato quel pensiero, mamma mia, adesso in Svezia fa troppo freddo, non ho portato il giubbotto, allora cosa conviene di più? Perché se compro un nuovo giubbotto però ne un altro là e sto sprecando i soldi, però se me lo faccio inviare da Dubai a qui spendo dei soldi, magari non arriva in tempo, rimane qui, io sono Giuseppe. Staremo parlando di quello, quando uno non ha soldi e viaggia, avete mai viaggiato con pochi soldi? Lo fa il 95%, il 99% della popolazione, è una roba orribile, che è un tragone. Tu non puoi godere se devi stare ogni 3 secondi a farti i calcoli, cioè non puoi. Lo fai, perché poi la morale è anche questa, ci sono un sacco di commenti stupidi che io lo so, qualcuno farà anche sotto il video, cioè, ah, ma io 1500 euro vivo benissimo. No, tu hai 1500 euro, sopravvivi e te la racconti, basta. Ok? Non si vive bene con pochi soldi, si sopravvive. Se io domani avessi 1000 euro, sopravvivrei, mi ricordo ancora come si fa. Forse. Ma... per chi non vuole quella vita lì e ne vuole un'altra, dovete lavorare nei vostri... non procrastinate, non sperate che qualcuno arrivi vi dia dei soldi. Non arriverà nessuno, ragazzi, non arriverà la botta di culo. Dovete mettervi a lavorare non per qualcuno, vuol dire fare impresa, fare aziende, imparare il marketing, uscire, cambiare la vostra mentalità, non essere contenti con 1000 euro, ma capire che è normale, vi servono almeno 1000 euro al giorno e non c'è un lavoro che vi dà 1000 euro al giorno da dipendente. Dovete fare un'attività autonoma, professionale, aziendale, o quantomeno cooperare con un'azienda che vi paga in percentuale, essere degli intrapreneur come alcune persone nella mia azienda, ma quantomeno non dipendenti diretti a stipendio, se voi volete una vita diversa. E questa cosa qua passa per delle decisioni, per delle comprensioni che dovete fare a 20 anni. Quindi per diventare ricchi a 30 anni, ragazzi, dovete risparmiare, investire, cambiare la vostra mente, svegliarvi fuori a 20. Io spero questo video vi abbia aiutato, vi abbia fatto anche un po' incazzare. Non sono opinioni, sono fatti, quindi ignorateli a vostro rischio e pericolo. Sono Big Luca, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella con le notifiche, scrivete un commento, attivate l'algoritmo, no, non lo so cosa dovete fare.